Ciao ragazzi, oggi voglio svelarvi cosa è stato scovato nella beta di iOS 16 versione 3. Lo sfondo dei pesci pagliaccio che rappresentava esattamente il primo iPhone presentato da Steve Jobs nel 2007 per tutti gli iPhone che monteranno o che attualmente montano in beta per il momento iOS 16. Questo nuovo sfondo è disponibile nella beta 3 e adesso andiamo a vedere un po' come si imposta su tutti gli iPhone che possono beneficiare di questo nuovo sistema operativo. Allora, molto tecnicamente, proprio in parole spicce, dovremmo trovare lo sfondo di iOS 16, quindi il clownfish, direttamente nelle impostazioni della home. Quindi se io vado qui sulle impostazioni e scorro lo sfondo, dovrei andare dentro a collezioni e dovrei trovarlo qui, tecnicamente. Però, da quello che ho visto all'inizio, neanche io ce l'avevo, quindi dico perché io no e tutti gli altri ce l'hanno? Semplicissimo, dovete fare prima questa operazione se ancora non l'avete mai fatto, quindi dovete andare nelle impostazioni, entrate su, aspettate che lo trovo, generali, lingue zona e dovete mettere esattamente la lingua inglese. Quindi se avete già la lingua inglese, abbiamo detto, dovreste trovarlo anche voi. Dovete mettere però, mi sembra che fosse USA, quindi scrivete inglese USA, impostate la lingua in inglese. Aspettate quindi un attimo che vi carica la lingua il vostro iPhone. Ripeto, questo è un iPhone 6 2020, quindi è un iPhone uscito nel 2020 con processore dell'iPhone 11, che quindi è un Bionic a 12 se non vado errato. E quindi ecco, una volta impostata la lingua in inglese, dovete pazientare per un pochino perché non avviene subito il cambio. Cioè, una volta che, ad esempio, l'avevo messo ieri mattina e mi è apparso ieri pomeriggio. Cioè, quindi se non avete ancora lo sfondo, aspettate, dovete però lasciare la lingua inglese, lasciate l'iPhone collegato alla rete e ovviamente acceso, poi ricontrollate e dovreste trovarlo, insomma, qui nell'elenco delle collezioni. Ovviamente potrebbe volerci forse anche un giorno, perché da quello che leggevo online è possibile pure che lui debba fare degli aggiornamenti sui server Apple e quindi è tutta un'attivazione lato server. Quindi spero che questo simpatico video pagliaccio vi sia piaciuto. Fatemi sapere se siete riusciti anche voi ad attivare lo sfondo. E poi come vedete è fighissimo perché è proprio cioè si anima, vedete anche la transizione del sollevamento. E la data dell'ora, se riesco a farvela vedere, niente, non ci riesco più. Vabbè, comunque, vedete, va proprio dietro allo sfondo. C'è l'effetto. Come si chiama? Vabbè, non so. Vedete, c'è il Deep Effects. Quindi si può attivare e disattivare questa funzionalità. Lo zoom in prospettiva non funziona, forse perché c'è la beta che è ancora buggata. Devo dire che funziona molto bene questa beta, però ancora qualche bug ce l'ha. Poi una volta che vi si attiva lo sfondo potete tranquillamente tornare alla lingua italiana. Così dovreste riuscire a mantenerlo anche con la vostra lingua. E da Eric è tutto, mettete like e iscrivetevi al canale. A presto!